contrattare per includere è il titolo del dibattito sul lavoro intavolato a Pescara dalla CGIL Abruzzo. Qualità dello sviluppo e del lavoro, dignità e disuguaglianze sono tre i problemi principali individuati nel mondo del lavoro in questo momento. Maurizio Landini, componente della segreteria nazionale della CGIL, vede favorevolmente molte delle iniziative sul lavoro messe in campo dal governo Conte e dal ministro 5 Stelle Di Maio, che hanno iniziato a smantellare il Jobs Act, che, dice, ha creato maggiore precariato. Secco no, però, al ritorno dei voucher visti di buon occhio dalla Lega. Se si vuole davvero combattere la precarietà bisogna cambiare le leggi sbagliate che in questi anni sono state fatte e quindi bisogna cancellare anche molte altre forme di lavoro precario, bisogna ripristinare l'articolo 18, bisogna estendere gli ammortizzatori sociali e quindi per quello che ci riguarda, se quello è l'inizio, bene, se qualcuno pensa che è già la fine, non ci siamo perché ci sono delle cose da cambiare. In più, diciamo con molta forza che se qualcuno gli viene in mente di reintrodurre i voucher nel settore del commercio e dell'agricoltura, spero che sia un colpo di sole visto che è a luglio. Se non è così, si deve sapere che noi ci batteremo per contrastare quella che sarebbe un errore molto grave a danno di chi lavora. Nella platea dell'Auditorium Petruzzi c'era anche il vicepresidente della Regione Abruzzo Giovanni Lolli, che proprio nelle ultime settimane ha presentato iniziative finanziate da fondi europei per incentivare il lavoro in regione. Il segretario regionale della CGIL Sandro Del Fattore, nella sua relazione introduttiva, ha fatto un plauso all'iniziativa della Regione Abruzzo, ricordando però i ritardi nell'applicazione del patto per lo sviluppo e sottolineando la mancata spesa dei fondi europei. Se dovesse indicare una misura la più urgente, secondo lei quale dovrebbe essere messa in atto di quel patto per lo sviluppo? Di misure urgenti ce ne sono diverse. In primo luogo dovrebbero per esempio essere attuate tutte quelle misure che danno e che possono dare una ricollocazione a tutti quei lavoratori e lavoratrici che subiscono le crisi industriali. Nel patto per lo sviluppo c'era per esempio questa possibilità e c'era la possibilità di innovare i processi produttivi, perché l'innovazione dei processi produttivi è una garanzia di sviluppo e di futura occupazione di qualità per tanti giovani. Per questo abbiamo stamattina messo in evidenza le inadempienze gravi e al tempo stesso rivendichiamo una svolta, perché quello a cui teniamo è il lavoro e lo sviluppo di questa regione.